Il manifesto delle 5 buone ragioni ha provato appunto a dire che cosa è utile fare secondo noi per proteggere davvero i bambini e i ragazzi italiani e stranieri, quindi presenti in Italia a qualunque titolo, e prova a superare ideologie e stereotipie. Allora, siamo 6 coordinamenti nazionali, abbiamo scritto rapidamente e velocemente queste 5 buone ragioni, che significa che cosa dobbiamo garantire perché un ragazzo italiano abbia il diritto a una buona crescita e come dobbiamo fare a essere adulti maturi, non autoreferenziali, per comprendere la realtà e migliorare e superarla. Ecco, il manifesto dà 5 punti e proviamo a portarlo in giro per l'Italia. Al 31 dicembre 2011 i minorenni fuori famiglia erano 29.000 e poco più, di cui metà circa in comunità di accoglienza e metà circa in affido familiare, affido a parenti o affido eterofamiliare. Le comunità lavorano bene se il sistema di welfare è sensato, se c'è un lavoro sulle famiglie d'origine, se la comunità non è l'ultima spiaggia ma è un pezzo che sta in rete ad altri interventi e se in qualche modo la comunità è compresa come appunto non emergenziale ma utile per quel pezzo di strada che quel ragazzo lì deve fare in quel momento lì.